Il marchio Buitoni era nato proprio con la famiglia Buitoni qui a Sansepolcro, un marchio che poi ha avuto tante vicissitudini. Adesso la notizia è che questo marchio lascia il territorio di Sansepolcro. Ci troviamo ovviamente nella Val Tiberina Aretina. Lo stabilimento che vedete alle mie spalle dovrebbe continuare la produzione. C'è grande apprensione ovviamente per il mantenimento di tutti i posti di lavoro. Il 31 dicembre 2021 è scaduta ufficialmente la concessione data da Nestlé al gruppo Newlat di produrre nello stabilimento di Sansepolcro prodotti da forno e pasta secca marchio Buitoni. Nel contempo è però arrivata una proroga di altri 18 mesi a poter produrre in co-branding, ma solo per il mercato tedesco. Lo stabilimento quindi continuerà a produrre per 18 mesi sia per Buitoni, ma non per il mercato italiano, che Del Verde, marchio acquisito da Angelo Mastrolia, proprietario del gruppo Newlat. Un imprenditore che, ci assicura il sindaco di Sansepolcro, ha investito in questo stabilimento dove lavorano circa 400 persone e che non ha nessuna intenzione di abbandonare. L'ultimo colloquio risale appunto al 31 dicembre, quando ci siamo detti da lunedì non posso più utilizzare il marchio Buitoni, però mi ha detto come sindaco le dico che la mia azienda, io ho investito su Sansepolcro, ha ottimizzato certi cicli di produzione perché inizialmente aveva costruito dei capannoni per immagazzinaggio, mentre fino al suo arrivo i capannoni erano in affitto, quindi ha abbassato i costi generali dell'azienda, ha costruito le rampe di carico, quindi la sua intenzione non è di smobilitare. Marchio o non marchio, questa è un'unità produttiva costruita molto bene, quindi la sua intenzione è continuare. E speriamo che la nuova proprietà continui in modi diversi a continuare l'attività qui in Sansepolcro, l'attività che ha segnato la storia di Sansepolcro, la Buitoni. È stata proprio la risorsa incredibile per il paese, sia per l'attività propria che per l'indotto, insomma, che sono stati gli anni che lavoravano tutti per la Buitoni, quindi si può capire come siamo messi adesso. Ripeto, l'importante è che se ne vada solo il marchio e rimanga l'attività, che almeno per il momento sembra che abbia buone chance. Era tutto, adesso è cambiato un po', però allora c'era tantissimo, tanto lavoro, tutta la gente, sia interno che esterno, perché anche esterno chi faceva i stampi, chi faceva, cuciva i sacchetti per la pasta, chi faceva le scatole, era una risorsa grandissima per Sansepolcro. Inutile dire che per Sansepolcro questa è una grande ferita. La produzione dello storico marchio iniziò in questo palazzo nel 1827 grazie all'omonima famiglia. Qui sorgerà un museo.